In attesa della riapertura del centro prelievi di Via Toscana a Campobasso, il sindaco Roberto Gravina rassicura i cittadini, servizi in piena funzione. Il sindaco di Isernia ad Apollonio invita il ministro della Salute Giulia Grillo a partecipare al prossimo incontro in difesa della sanità a fronte degli ultimi tagli previsti nella provincia Pentra. Attività degli uomini della Guardia Costiera lungo i litorali di Termoli per far rispettare la legge contro abusivismo e spiagge, effettuati sequestri e contravvenzioni. Diverse le discipline portate avanti nell'ambito del progetto CIP INAIL per un'estate di sport, il basket in carrozzina come espressione di impegno e integrazione. Buonasera cari amici telespettatori e ben ritrovati con l'appuntamento dell'informazione di TLT. In apertura torniamo a parlare di sanità, ancora di disagi a Campobasso per la chiusura del centro prelievi di Via Toscana. Oggi in seduta comunale il sindaco Roberto Gravina, dopo aver sentito l'ASREM, spiega le novità per i cittadini in vista della riapertura per questo settembre. Sentiamo. Nuova seduta in consiglio comunale oggi a Campobasso. Durante i lavori l'ex sindaco Antonio Battista è intervenuto tornando a parlare di sanità. In particolar modo ha interpellato il neoprimo cittadino Roberto Gravina per chiedere spiegazioni riguardo la situazione della chiusura del centro prelievi di Via Toscana. Dopo aver prontamente interpellato l'ASREM e contattato il suo direttore, Gravina ha spiegato di aver ottenuto informazioni dettagliate sulla situazione attuale del servizio prelievi. L'ASREM, nel rassicurare l'amministrazione comunale sul fatto che da questo settembre le attività nella sede di Via Toscana riprenderanno regolarmente, ha tenuto però a precisare che il centro non è stato affatto chiuso, bensì è in atto una rimodulazione del servizio. Le sole attività di prelievo infatti risultano solo spostate nei centri di via Petrella e di via Gramsci dal 1 aprile 2019. Al contempo però, ha continuato il sindaco, a Via Toscana è rimasto ed è tuttora attivo il centro per le vaccinazioni ed è proprio lì che sono state fatte confluire anche quelle che prima avvenivano nella sede di via Gramsci. Questo, a detta dell'ASREM, ha riscontrato il gradimento delle famiglie e dei bambini coinvolti nelle vaccinazioni, che possono così accompagnare i loro figli in un unico luogo esclusivamente dedito alle vaccinazioni, senza la presenza di altri adulti. Come amministrazione comunale, Gravina ha voluto però rassicurare tutti dicendo che oltre a essersi attivati per reperire direttamente alla fonte indicazioni precise sullo stato delle cose, aver fatto presente le esigenze della cittadinanza, ha detto Gravina, stiamo andando verso la possibilità, in accordo con il personale delle farmacie comunali presenti nella zona di Campobasso, per offrire il servizio di prelievo in quelle strutture stesse. E ci spostiamo adesso ad Isernia. Il sindaco Giacomo D'Apollonio ha inviato una lettera al ministro della Salute Giulia Grillo affinché partecipi all'incontro che si terrà nei prossimi giorni in difesa della sanità pubblica, ad annunciarlo nell'ultima seduta del Consiglio Comunale lo stesso primo cittadino del capoluogo Pentro. Primo passo informare tutti i cittadini e gli attori della vicenda, ha detto D'Apollonio, dell'imminente tavola rotonda in cui si discuterà dei paventati tagli agli ospedali della provincia di Isernia. E miglioramento dei servizi ospedalieri attraverso e soprattutto il potenziamento dell'ospedale di Campobasso e al minor costo possibile per i pazienti è quanto chiede il comitato Pro Cardarelli ai vertici dell'azienda sanitaria regionale. Sentiamo. Presidente, dove sta andando a suo parere il servizio pubblico in Molise? Il servizio pubblico in Molise, da come lo vediamo noi, deve recuperare le proprie forze, le proprie possibilità e deve andare verso un miglioramento assoluto del servizio ai cittadini, tutti quanti del Molise, partendo dall'ospedale Cardarelli, diciamo noi, erogando servizi di qualità a tutta la popolazione molisana, sfruttando due cose. La prima, il Cardarelli è l'ospedale più grosso della regione, naturalmente è l'hub di secondo livello. Secondo, purtroppo, per chi dice il contrario, è in una posizione centrale nel Molise, per cui riesce a dare servizio di qualità, se ce lo permettono, sia alla zona della montagna sia a quella del mare, perché sono equidistanti
dal Cardarelli. A suo parere invece il servizio, le aziende private stanno fagocitando con l'assenso della politica locale la sanità pubblica? Ma il privato fa il suo lavoro. Il privato fa giustamente il suo lavoro, che tende a fare una cosa, guadagnare. Noi non dobbiamo dare al privato più di quello che ha, anzi dobbiamo cercare di recuperare qualche cosa, perché attualmente il privato ha circa il 40% del finanziamento regionale che viene erogato. Noi vogliamo che venga rimodulato tutto quanto, facendo un discorso che, partendo dalla centralità del Cardarelli, dia servizio di qualità a minor costo rispetto a quella che è, diciamo, il plafond generale di finanze disponibili per la sanità della Molise. Il sindacato dei pensionati CGIL contesta la decisione dell'ASRAM riguardo la situazione del centro prelievi di Via Toscana. L'assenza o il cambiamento di questo servizio, dice la CGIL, costringerà un elevato numero di cittadini, in maggioranza anziani, ad affrontare gravi disagi per recarsi presso gli altri centri prelievi della città, e ritiene che i presidi sanitari vadano potenziati e non soppressi. Andiamo adesso argomento. Il Presidente del Consiglio regionale Salvatore Micone, in base ai poteri sostitutivi, ha deciso di attuare alcune nomine negli enti subregionali, aprendo un confronto aspro e polemico tra i consiglieri regionali di maggioranza. Come gli equilibri tra gli uomini e le forze politiche siano davvero molto precari e che da un momento all'altro tutto può precipitare, con le ovvie problematiche che ricadrebbero ancora una volta sui molisani, che ormai vivono la complessità di scelte prive di qualunque sicurezza per il loro futuro, economico, sociale, culturale che sia. Tra i primi strali, quelli che arrivano dal già presidente Michele Iorio, che parla di nomine da basso impero, sottolineando letteralmente che mai nella storia politica si è visto utilizzare metodi penalizzanti per la scelta delle amministrazioni degli enti in quota ai partiti di maggioranza. Ma anche Aida Romagnuolo ha fatto sentire tutta la sua contrarietà, affermando che, come i molisani, lei stessa si è sentita tradita e delusa. Non si tirano indietro i consiglieri del Movimento 5 Stelle, che con il loro capogruppo Andrea Greco scrivono che Micone ha umiliato migliaia e migliaia di persone, riferendosi agli elettori del Movimento, quando ha escluso ogni loro indicazione da Molise Acque e nominando invece chi era indicato dai consiglieri del Partito Democratico. A questo punto è partita la corposissima replica del Presidente del Consiglio regionale, che non si limita ad una sorta di autoassoluzione, ma colpisce e colpisce duro, sottolineando le responsabilità di tutte, anche quelle minimizzate, forse tenute nascoste, perché si sa, per certe cose è meglio attaccare briga che restare in silenzio. Non sembra elettoralmente ben fatto. Intanto c'è caos, ma come spesso accade, siamo convinti che sia solo fumo, nebbia che confonde, ma non incide più di tanto. Apriamo adesso la pagina della cronaca. I carabinieri a Termoli, nel corso dei controlli, hanno individuato un giovane del posto con addosso una piccola quantità di sostanza stupefacente di tipo eroina. Dopo la perquisizione nell'abitazione dello stesso è stata trovata altra sostanza uguale della medesima tipologia, suddivisa in dosi per lo spaccio per il ragazzo. È scattato il sequestro della droga e il deferimento all'autorità giudiziaria di Larino. Nei pressi della portuale di Termoli invece i carabinieri hanno effettuato una serie di servizi al fine di porre fine al fenomeno del parcheggiatore abusivo, che diversi residenti avevano lamentato giorni prima. Nel corso dei controlli tre donne del posto sono state sanzionate poiché sorprese ad esercitare l'attività senza l'autorizzazione. All'infrazione accertata, sanzione pecuniaria di 771 euro.
e gli uomini della Guardia Costiera intervengono più volte sui litorali di Termoli e cercano di far rispettare la legge contro l'abusivismo in spiaggia. Sequestrato tanto materiale, ombrelloni, sdraia, elevate molte le contravvenzioni, ma i militari hanno dovuto incassare molti insulti e l'ira delle persone. Vediamo. Far rispettare le leggi è sempre un fatto complesso, soprattutto se tale rispetto sembra essere percepito come un abuso alla libertà di agire e di vivere secondo moti personali. Così accade che sui due litorali termolesi, quello di Rio Vivo e del lungomare nord, arrivano gli uomini della Guardia Costiera e cominciano a sgomberare le spiagge dagli oggetti lasciati nelle spiagge libere dai bagnanti, che così evitano al mattino di riposizionarli. Si tratta di ombrelloni, lettini, sdraie, ma anche di buste piene di giochi e di gonfiabili, tutto sistemato contro legge sull'arenile. Un divieto, quello che scatta dopo le 21 sulle spiagge, più volte segnalato ma mai veramente rispettato, in una sorta di permesso stabile, come di una concessione infinita che contraddice ogni rispetto ma diventa approvazione costante di ogni malefatta. Ma la legge è legge e ogni tanto chi di dovere sembra ricordarsene. Così scattano i blitz e in più occasioni i militari della Guardia Costiera di Termoli, coadiuvati da quelli di Vasto, Ortona, Pescara e Giulianova, si danno appuntamento nelle ore serali e voilà, fanno pulizia. C'è stato anche l'utilizzo di un elicottero usato dopo la prima aggressione subita dalle guardie, ree, a parere della gente, di far rispettare alla lettera regole troppo onerose per i cittadini, anche perché utilizzano le spiagge libere spesso e volentieri a causa delle situazioni economiche difficili e complesse. Per molti c'è stata una sproporzione incredibile tra i mezzi e gli uomini utilizzati nello sgombero e la determinazione usata a ristabilire un ordine che, come sempre più evidente, si ripercuote sulle fasce più deboli della popolazione. Ma lo abbiamo già detto, la legge è legge e deve essere affermata anche con la forza se necessario. Così arrivano i sequestri e nessuno li scampa, tutto viene portato via, irrimediabilmente perduto, 3 chilometri di arenile sgombrati di lettini abusivi, spiantati gli ombrelloni abusivi, sequestrate sdraie, formine e palette, tutte abusive. Tutto bene, anche le contravvenzioni che portano via dalle tasche dei bagnanti oltre 8.000 euro. Bene tutto, ora possiamo godere la vittoria della legge, perché è risaputo, la legge è legge e bisogna rispettarla. Poi ti svegli che non puoi permetterti un ombrellone all'ultima fila e forse neanche un gelato per tuo figlio. E i carabinieri hanno contestato ad un giovane ad Agnone la violazione per detenzione e uso di sostanze stupefacenti, poiché trovato in possesso di una dose per uso personale di hashish, lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro, mentre il giovane segnalato alla prefettura di Isernia. I carabinieri hanno poi denunciato il conducente di un autocarro di origini campane per false dichiarazioni sulla propria identità. L'uomo a suo carico infatti aveva diverse segnalazioni per reati contro il patrimonio. Ed è stato emesso dalla questura di Isernia un decreto di espulsione nei confronti di un cittadino del Bangladesh di 42 anni. Il bengalese si era presentato in questura per rinnovare il permesso, ma i poliziotti hanno effettuato verifiche dalle quali è emerso che la commissione territoriale di Campobasso non aveva ritenuto che ricorressero i presupposti per la concessione della protezione internazionale. E nel vortice della droga per lungo tempo, poi l'ingresso nella comunità figlia di Sion. Dopo 4 anni di terapia e di intenso impegno, Simone è pronto ad interpretare una nuova strada. Sentiamolo. Vogliamo far conoscere a chi ci ascolta la famiglia di Sion. Quando è nata, perché è nata e cosa sta facendo? Allora, la comunità figlia di Sion è una comunità di recupero, di accoglienza per adulti in difficoltà. Noi ci occupiamo di più di tossicodipendenza, alcolismo, ludopatia e carcerati. Rivolta verso gli ultimi, non siamo sovvenzionati, ma ci affidiamo alla provvidenza e alla preghiera e al lavoro dei ragazzi. Perché chi viene in comunità deve scoprire che non è malato, perché
il vizio non è malattia, un tossicodipendente non è malato ma viziato e può riscoprire la bellezza di se stesso con il lavoro e poi può scoprire che ha un padre che è Dio. Mediamente quanti ospiti avete? In media abbiamo sempre sulle 20 persone perché non facciamo un conto di chi è ospite e di chi è operatore. Noi non abbiamo operatori ma perché facciamo un programma di mutuo soccorso, quindi di autoaiuto. Chi sta più avanti nel cammino accoglie e fa camminare il ragazzo che entra, perché prima di tutto ci è passato per quella strada e quindi sa come prenderlo, sa le necessità, i dolori e le ferite che ha nel cuore. Come sono stati questi anni qui in comunità? Sono stati intensi, forti, difficili. E come dicevano i miei fratelli, con l'aiuto del Signore ce la sto facendo. E quindi sono stati molto intensi tra emozioni, anche a volte lo stare male, ma insieme ce l'abbiamo fatta. Quindi in questo giorno stiamo celebrando la rinascita, la mia rinascita, ma la mia può essere di testimonianza per tutti quei ragazzi che si credono forse morti, ma dalla morte si può risorgere. Quindi sono stati 4 anni bellissimi alla fine, belli, belli veramente. Diceva Nicola che hai conseguito il diploma, conosci l'inglese, sai suonare anche gli strumenti. Ho imparato, diciamo, ho riempito quel sacco vuoto di cose belle, ho svuotato le cose brutte, quindi le ho buttate, e ho riempito la mia vita di cose belle, tra cui la musica, lo studio che è importante, l'inglese che è pure importante. Quindi sì, qualcosina ho fatto, la comunità ci indirizza, è molto propensa per lo studio, la cultura. Infatti ci sono dei ragazzi, 5 se non sbaglio, che si stanno laureando in teologia. La comunità si è modificata, è cambiata anche nel corso degli anni. Il periodo buio che ti sei messo alle spalle, quanto era durato? Il periodo buio è durato esattamente 16 anni, dall'età di 14 anni fino all'età di 30 anni. E il periodo è abbastanza lungo e quindi per questo ci è voluto, ma anche per questo ci è voluto tanto tempo per recuperare da quei 16 anni di buio. Però la scrittura dice che chi ha vissuto nell'oscurità riconoscerà prima la luce, quindi sono felice. Questa mattina l'inaugurazione presso l'ospedale Santissimo Rosario di Venafro della nuova residenza sanitaria assistenziale con 15 posti letto destinate a persone non autosufficienti, un risultato importante poiché fornisce nuovi servizi, è sempre una cosa positiva, ha commentato così il consigliere regionale Antonio Tedeschi, anche se dice non posso nascondere il rammarico pensando a ciò che il nosocomio venafrano rappresentava a un tempo, un centro sanitario attrattivo per la qualità delle cure. E ci spostiamo adesso a Castelbottaccio, dove si è svolta la 12ª edizione del concorso internazionale di letteratura femminile Donne ieri, oggi, domani, un tema diverso premiando il miglior lavoro pervenuto al circolo neoilluminista Donna Olimpia. Frangipane, vediamo. Datemi il mio nome e non chiamatemi solo donna. Con questa tematica a Castelbottaccio è tornato il premio letterario internazionale di scrittura Donne ieri, oggi, domani, promosso dal circolo neoilluminista Donna Olimpia Frangipane. Un'iniziativa di pregio giunta alla sua 12ª edizione e che anche quest'anno ha prestato attenzione alla figura femminile. Una figura troppo spesso zavorrata, limitata nella sua affermazione e che invece in qualsiasi contesto dovrebbe poter esprimere sempre la propria professionalità, il proprio talento. L'obiettivo del prestigioso premio Tutto in Rosa è dunque quello di regalare attraverso racconti e poesie uno spaccato significativo della donna. Ed ogni estate l'evento diventa un fiore all'occhiello nel piccolo centro in provincia di Campobasso che, grazie al lavoro del circolo, continua a ricordare la figura di Donna Olimpia Frangipane, baronessa aristocratica, colta e illuminata, figura di spicco nel panorama culturale del Molise tra il XVIII e il XIX secolo, promotrice del cenacolo giacobino, di ispirazione illuminista e solita ospitare letterati e filosofi conosciuti a Napoli alla corte del re Ferdinando di Borbone.
Diversi elaborati giunti quest'anno all'attenzione della giuria tecnica, composta dalle scrittrici Adele Fraracci, Antonella Presutti e Simonetta Tassinari, e della giuria popolare con i lettori Nicolina Pepe, Gabriella Sabetta e Matteo Cioffreda. Ad aggiudicarsi il concorso è il racconto Molly Bloom Reloaded di Lucia Ielpo di Battipaglia. La giuria popolare ha invece premiato Gemma Carolina Messori, autrice di Una vita. Entrambi gli scritti sono stati interpretati con grande maestria dall'attrice Barbara Petti. È vero, l'altro giorno te l'ho detto mentre facevamo l'amore. Io che disastro, dire ti amo. A chi? A te che ti dibatti sul mio corpo. Io ti guardo e ti dico... ti amo, ma se tu sapessi, è esattamente in quel momento che io smetto di amarti, se mai possa averti amato, mi stacco da te. A salutare i partecipanti la presidente del circolo Maria Francesca Delisio e il sindaco di Castelbottaccio Nicola Marrone. L'intrattenimento musicale finale invece è stato affidato al duo mandolino e chitarra Tiziano Palladino e Osvaldo Caruso. E torniamo a parlare di Campobasso. Torna a salire il numero dei residenti, anche se resta sotto la soglia dei 50.000, quanto emerge dal documento unico di programmazione DAP 2020-2022 del Comune. Anche nel 2018 però si è registrato un saldo negativo tra i nati e i morti, 286 contro i 458. Nel 2018 la popolazione residente si è attestata intorno ai 49.668 unità, 406 in più rispetto al 2017. La fascia di età più rappresentativa della popolazione residente nel capoluogo è quella compresa tra i 30 e i 64 anni, la più bassa quella dai 0 ai 4 anni. E sia in versione cartacea che in quella telematica arriva l'edizione 2019 della guida turistica Lucignolo nell'opuscolo, tutti gli appuntamenti estivi nella provincia di Isernia, un lavoro certosino reso possibile grazie anche alla collaborazione di Anna Palermo, Alberto Scarselli e Nora Mancini. A parlarne Emilia Vitullo, sentiamola. Emilia Vitullo, il suo Lucignolo, anche se con qualche giorno di ritardo, finalmente è arrivato quest'anno. Sì, finalmente. Lucignolo è sempre con qualche giorno di ritardo, nel senso che per essere uno strumento di promozione dovrebbe essere pubblicato a gennaio. Il problema non è nostro, il problema è che denuncia questo una certa difficoltà in quanti operano nei comuni, nelle proloco, nelle associazioni a mettere in piedi dei programmi estivi. Speriamo che tutto questo si superi, insomma, ma comunque è un grande ritorno quest'anno, noi siamo molto contenti perché, come forse molti ricordano, Lucignolo fino al 2010 è stato edito in versione cartacea ed è una versione insostituibile. Negli anni, con le difficoltà legate un po' alle riforme, alla mancanza di risorse delle province, siamo stati costretti a pubblicarlo unicamente online, ma non è la stessa cosa. Lucignolo è bello perché è a portata di mano, perché si può consultare sotto forma di diario, quindi giornalmente si ha una panoramica di tutto quello che accade e soprattutto si conserva, perché la parte che segue alle manifestazioni è dedicata a tutti i comuni e viene aggiornata praticamente a due giorni fa con tutto quello che c'è da vedere, dove è possibile mangiare, dove è possibile trovare delle attrazioni, dei divertimenti, quindi si conserva anche per il resto dell'anno proprio per questa sua peculiarità. Poi addirittura c'è qualcuno che lo colleziona perché questa veste un po' scanzonata, le copertine sempre molto poco seriose, così ne fanno anche un piccolo oggetto di culto da parte di alcuni. Quest'estate sarà un passo avanti verso nuovi orizzonti per questa regione per quanto riguarda il turismo? Per noi sicuramente lo è. L'uscita di Lucignolo adesso fuori dalla indubbia utilità dell'opuscolo per noi rappresenta un po' una piccola rinascita. Questo presidio è stato molto a rischio, rischiava di essere smantellato come tante cose. Devo dire che grazie a una felice collaborazione che si è instaurata tra la provincia di Isernia e la regione, che ha fatto sì che si condividesse lo scopo di mantenere in piedi questa struttura. Intanto lo abbiamo fatto con un protocollo d'intesa sottoscritto con la regione e Lucignolo è la prima azione invece poi
poi di un progetto che abbiamo proposto e condiviso con la Regione che lo ha approvato, a valere sul patto per il Sud, per cui torniamo ad avere anche la possibilità delle risorse per poter realizzare cose concrete a supporto del nostro territorio. In fondo Lucignolo, al di là della piacevolezza, ma è anche è nato come un contributo anche ai piccoli operatori dei paesi più piccoli di questa provincia, che però si industriano e cercano di fare, di adoperarsi in modo che il loro territorio riviva perlomeno d'estate. Per avere il Lucignolo di quest'anno? Non è difficile, il presidio dispone di, Lucignolo abbiamo raggiunto una tiratura di 32.000 copie, il che ci consente di distribuirlo nei paesi di tutta la provincia, nei centri anche importanti turistici di tutto il Molise, qualche copie andranno anche fuori nelle regioni limitrofe, quindi nell'immediato per Isernia basta passare al presidio turistico, al piano terra del Palazzo della Provincia e se ne trovano quanti se ne vogliono. E la mostra dei veicoli storici a Montenero di Bisaccia sarà replicata il prossimo 4 agosto dopo il successo di partecipanti e visitatori ottenuto nei giorni scorsi. Auto e moto d'epoca hanno attirato l'attenzione degli appassionati in Piazza della Libertà per ammirare i veicoli ormai fuori produzione, in alcuni casi veri e propri pezzi da museo. E domani sera, nell'ambito del Festival del Teatro Popolare, andrà in scena la commedia teatrale al Parco San Giovanni Edoardo De Filippo a Campobasso dalle ore 21. La commedia dal titolo Cornuti e Contenti della compagnia Quelli che il teatro onora, l'ingresso è libero. Vediamo adesso gli aggiornamenti meteo. La gamma commerciale, tutta l'energia che ti serve, è in Viale Olanda nella zona industriale di San Salvo. Per vederci chiaro, Ottica Desiato, in via Estonia 41A a San Salvo e via Acqua Santi Anni 5 a Trivento. Temporali e schiarite oggi nelle aree interne del Molise. Le temperature sono comprese tra i 16 gradi la minima di Campobasso e i 29 gradi la massima di Isernia. Venti deboli provenienti da nord-ovest, poco mosso il medio Adriatico. Valori climatici stazionari e possibili precipitazioni domani sulla regione. E si chiama Mustafa Turay, è uno dei nuovi giocatori della squadra di calcio Acli Campo di Pietra. Turay, centrocampista offensivo, dotato di ottima tecnica e grande velocità, si è messo in mostra nella passata stagione con la maglia del Boiano. Entusiasta, il presidente rossoblu Iacovelli commenta così il buon esito della trattativa. Siamo contenti di aver portato un giocatore del calibro di Turay che abbiamo avuto modo di apprezzare lo scorso anno nel Boiano, e per noi è una conquista importante, va ad aggiungere qualità ad una rosa che è ad una base già solida della quale fanno parte molti giocatori della passata stagione. E sono diverse le discipline portate avanti nell'ambito del progetto di CIP Edina, il Un'estate di Sport, tra queste anche il basket in carrozzina, espressione di impegno fisico ed integrazione. Vediamo. Una estate di sport e tanto impegno in numerose attività per gli atleti del CIP Molise coinvolti nel progetto portato avanti con l'INAIL all'insegna dell'integrazione e del movimento. Tra le discipline che hanno animato l'iniziativa anche il basket in carrozzina, seguito direttamente dal delegato regionale FIPIC Umberto Anzini. È una delle discipline tra virgolette nobili nell'ambito delle attività paralimpiche. È un'attività rivolta agli assistiti INAIL e non solo, ma tutti i disabili motori. E, la nostra intenzione è quella di appassionare quante più ragazzi, quante più persone possibili,
per fare in modo tale anche diciamo di, se riusciamo anche a formare una squadra su Campobasso che si affianchi alla quella già esistente che è la Fly Sport, che milita nel campionato di Serie B. È un'attività che se riescono a farla i disabili motori è un'attività nobile, perché è veramente spettacolare. Perché questo? Perché ha le stesse identiche regole della disciplina dei normodotati, non c'è nessuna regola se non quella dei passi, perché viene svolta con la carrozzina, quindi fanno fede solamente le spinte che i ragazzi fanno, cioè ogni spinta equivale a un passo, dopodiché le regole sono esattamente uguali nel tempo, nella durata delle partite, nelle regole di gioco, della distanza dei palloni, l'altezza dei canestri, quindi è veramente un'attività spettacolare. Ognuno di loro attraverso lo sport riesce a realizzarsi, ma a noi non interessa neanche tanto il risultato sportivo, cioè dove riescono ad arrivare e che campionato fanno, quanto attraverso lo sport loro riescono a capire le potenzialità che hanno per affrontare poi il quotidiano. Questo è l'obiettivo che più di ogni altra cosa il CIP si propone, e quindi chiaramente appassionarli a una disciplina sportiva, ecco l'intento di offrire un ventaglio di attività sportive dove si diciamo riescono ad appassionarsi, riescono a divertirsi, e così attraverso questo e poi la socializzazione, l'integrazione. Grande successo a Termoli per la tappa del Beach Bocce Tour, che ha visto la partecipazione di 24 coppie, in tutto 48 si sono presentati sulla spiaggia termolese per prendere parte alla kermesse per la prima volta disputata sulla costa molisana. Particolarmente entusiasta l'assessore allo sport del comune di Termoli, Michele Barile, il quale ha applaudito all'iniziativa, auspicando per il futuro un tour lungo tutta la costa termolese durante la giornata. Inoltre 6 nuove tessere di categoria D sottoscritte in vista della stagione 2019-2020. E con questo è tutto, si conclude qui il telegiornale della sera. Io come sempre vi ringrazio per la cortese attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata. Arrivederci.